Così. Quanti di voi sono ancora scettici? Dai, un po' di mani alzate. Dai, dai, un po' di scetticismo. Oh, bene. Se tu hai un problema, tu ti porti avanti col scetticismo, giusto? Ma se io adesso ti faccio vedere subito e dopo tu lo provi, che appena metti chiudisca, aumenti o la forza, aumenti la resistenza, cioè aumenti una prova fisica, vedi che funziona, giusto? Quindi consciamente, non inconsciamente, perché l'inconscio ci crede già, consciamente dici funziona? Per questo è importante farvi questo. Venite. Allora, primo, dove ti chiami? Sono Daniela. Allora, problemi? Problemi di spalle, muscolare, collo. Hai tutto. Dolore adesso? Sì. Perfetto. Da uno vuol dire niente. 10 dobbiamo darti la morfina. No, vabbè. Dai 7 a 8. 7 a 8 è tanto, 7 a 8. Sì. Hai problemi di spostamento, spalla? Prova a muoverti. Fino a qua riesci? Sì. Ok, perfetto. Benissimo. Fermati qua. Fai sport? Sì. Cosa fai? Un po' di tutto, un po' bici, ballo. Ok, perfetto, vieni. Vieni. L'età non la chiedo mai alla signora. Vieni, giovanotto. Come ti chiami? Manuele. Quanti anni? Vabbè, anni non si dicono. Che problema hai? Ho un dolore al ginocchio quando vado in accovacciata. Ok, allora vai in accovacciata. Uno, niente. 10, pronto soccorso. Immediato. 7. Anche te 7, per me mi ingannano, però 7. 7 e 7 all'8. Bene. È un dolore che arriva soprattutto quando corro. Ok, ma adesso ce l'hai? Adesso ce l'ho se vado in accovacciata. Ok, prova a accovacciarti ancora e dai un numero adesso di dolore. Adesso, in qui ora, quanto è dolore adesso? 7. 7, perfetto. Adesso facciamo solo delle prove, venite qui. Prima prova che dobbiamo fare è la prova di elasticità. Ok, guardate me, il dito deve essere sempre, il naso e il dito devono andare sempre, come si dice? In linea. In linea. Ok, vedete, io sono arrivato così. Anzi, così. Oh, cazzo, perché ce l'ho? Vai, vai. Dritto, bene, dritto, la telecamera. Tutti e due, guarda in programma tutti e due, vai. Sempre il naso dritto, non ingannare. Guarda bene lei, guardo lui. Stop. Perfetto, lui arriva a 180 gradi, quindi è già molto elastico. Ok. Lei no, perché è bloccata con la spalla, 90. Poi... guardami me, tu fallo a lei, facciamolo insieme, inquadrate noi. Adesso dobbiamo fare la prova di resistenza, di equilibrio. Quindi tu adesso devi stare coi piedi chiusi, piantato a terra. Non devi né andare a destra né a sinistra, ma devi stare, dare l'intenzione di essere centrato completamente a terra, ok? Io faccio così, non ti sposto, io ti tiro su solo il braccio. Quindi io cosa faccio? Guardate, tu tieni rigido tutte e due le braccia e dritto, non devi spostarti verso di me. Quindi dritto, vai. Dritto, dritto questo, non deve muoversi il braccio, vai. Ok, tira, tesa. Ok, questo è l'equilibrio, quindi molto elastico ma poco equilibrio, avete notato? Poi, tra di voi, tra loro due, lo fate piano, lei è una donna, dovete sentirvi la forza a vicenda, quindi facciamo prima io e Sara. Okay. Guardate noi cosa facciamo. Allora, prima provo io con Sara, quindi la Sara si mette piantata, in una cosa più, devi spiantare, e io provo a spingere le spalle. Naturalmente tu sei delicato, se lei ha male fai piano, cioè piano, spingi, ok, e vedi la forza di Sara, ok, appena vedi che cede, hai detto ok, ci ho messo X forza per farla cedere, e poi fai l'incontrario, prova te, vai, 105 kg, anzi 110 kg di morbidezza, vai, piano, ti dico io il 3, 1, 2, 3, vai, ok, stop. Ok, una piccola pressione ti ha già spostato, prova tu a lui, tu invece massacralo invece, vai. Forte. Niente, tu lo senti la sua forza? Niente, poca? Boh, perfetto, allora, facciamo prima lei, dopo facciamo te. Quindi... vediamo lei, fammi così, tu facevi 90 gradi, vai. Olà. Oh. Fai tu la prova d'equilibrio. Tieniti tesa. Metti dall'altra parte che c'è la telecamera di qua, Sara. Vabbè, uguale, vai. Oh. Prima due dita, Blum. Ti senti più in equilibrio? Sì. Elasticità, equilibrio. Forza. Logico che adesso lei non pretendete che lo butta fuori. Però lui può percepire se lei ha più forza. Lui mi deve dire se ha più forza. No, gli hanno messo i chiudisca lui. No, l'avete già messi? Sì. Allora no. Non è più va. Beh, provi, puoi sentire la forza che ha lei. No, no, tu no, perché no. No, no, lei ha lui. Mettiti tu, vai. Vai.
Però spinge di più adesso. Ok? Perché lei non può fare la prova? Perché se li hai messi anche lui è diventato più forte. Certo. Quindi adesso dovrà solo vedere se lei è diventata più forte. Quindi, senza, non mi interessa se il loro è andato via, magari avevano un problema che ci voleva un anno per metterlo a posto. Abbiamo dimostrato che hai più forza, più equilibrio e più elasticità. Funzionano o non funzionano? Volete un certificato che... cioè, punto. Basta. Ok, adesso già che ci sei, che li hai messi anche tu, facciamo anche tu. Aspetta, che già che dolore. Ci sei. Aspetta, aspetta, giusto, è vero? Vedi che dolore te. Sì, sì. Aspetta, aspetta, metti il microfono. Scusa, allora, prima lei ha detto dal 7 all'8. Sì, era abbastanza acuto. Adesso? Se voglio rompere le scatole, forse un 1, è più che altro un ricordo. Diciamo, sento la zona, ma non sento il dolore acuto. Alza il braccio. Adesso lui mi fai vedere l'equilibrio. Allora, quindi vai. Quindi lui arrivava a 180, tranquilli. Un po' più di prima, uguale a prima, poco. Poco. Bravo, però poco, bene. Però avete visto la differenza? Più ho un problema, più è logico che ho un guadagno. Sono già abbastanza forte, vado. Adesso mi fai prova così. Questa invece era molto debole, ti ricordi? Forte? Forte? È diventato molto più... Perfetto. La prova di forza non la possiamo fare, che già prima la mettevi via, quindi adesso non puoi lanciarla. Dolore. Ok, no, con me dobbiamo fare prima e dopo. Abbiamo visto, dolore, dobbiamo capire però il dolore al ginocchio, ti devi piegare. Prima era 7. Che goduria ho sentito. Sì. Voci da... Non ci crede. Rimarrà così per la fine del corso, se lo fa così. Quanto è? Allora, c'è, ma è... Un ricordo. Sì, è 1-2, nel senso che riesco a tenere la posizione bene. Bene. Quindi, quando io sento ancora che la medicina olistica ci vuole tempo, quindi se uno ha un dolore bisogna prendere la... No, la medicina olistica, se non c'è una malattia cronica grossa, ma c'è una problematica acuta, va via subito il problema, senza prendere... Ci crede. Ci crede così. Bravo. Ogni tanto ti vedremo... Grazie.